Buonasera e ben ritrovati. Don Ernesto diceva adesso alla fine che siccome nei momenti in cui parliamo di Cristo, Cristo è presente, dove è presente Cristo c'è sempre grazia. Quindi per quell'intenzione che abbiamo espresso per queste due fratelli, per il fratello qui presente qui e sicuramente per le tantissime altre intenzioni che portiamo nel nostro cuore, abbiamo la certezza che il Signore scende in questo momento e ci guarirà nel modo in cui Lui crede più opportuno poterci guarire, ciò che poi serve effettivamente per il nostro vero bene. Noi non sempre riusciamo a capire quale possa essere il nostro vero bene. Per noi molte volte il bene può essere il fatto che mi fa male la testa e il bene possa essere che mi possa passare questo mal di testa. Potremmo pensare che questo possa essere un bene. Molte volte possiamo pensare che è un bene che esco là fuori e posso trovare un assegno per terra. Anzi, non l'assegno no, perché poi non me lo possono cambiare. Posso trovare dei soldi, un portafoglio, e quindi posso pensare che quello sia poi un bene. Il Signore sa qual è il vero bene. Se vi ricordate un paio di domeniche fa, tra l'altro sta proprio qui, nel primo brano, che sta solo messo affinché voi poi possiate farvi il confronto, però non lo vedremo stasera. E se vi ricordate, noi meditammo su questo brano nel ritiro che facemmo a giugno. Il giovane che maestro, che cosa devo fare? Gesù dice: perché mi chiami buono? Uno solo è buono. E quindi per noi la bontà può essere chissà che cosa. Per il Signore la bontà è Lui la bontà. Allora quindi per noi augurarci il bene, volere il bene significa augurarci la vita di Dio, augurarci la presenza di Dio, o meglio, essere consapevoli che Dio è con noi. Don Ernesto faceva quell'immagine del sole oltre le nubi, perché noi molte volte dimentichiamo che il sole c'è, anche se quando fa freddo, oppure adesso andremo incontro all'inverno, e allora le nubi saranno più forti, e quindi oscureranno il sole, ma il sole c'è. Allora prendere questa consapevolezza. Allora il bene è la presenza di Dio, o meglio, se volete, il bene è Dio che si comunica a noi. E questo fatto che Dio si comunica a ciascuno di noi ci porta poi a che cosa a nostra volta? A condividere poi il bene, quindi a condividere Dio. E questa è una cosa importantissima perché vedete, noi se pensiamo e ragioniamo bene, alla fine noi di noi stessi non diamo quasi niente. Cioè noi diamo ciò che Dio mette dentro di noi, che passa certamente attraverso la nostra esperienza. Se il tema di quest'anno sul quale noi vogliamo riflettere, il tema che il nostro vescovo ci ha dato, la parrocchia, è la parrocchia quindi che siamo noi, e ci lasciamo la volta scorsa con il problema della testimonianza. La testimonianza, vedete, alla fine è proprio questa. Non è che sono chiamato a adesso vado fuori e vado con la Bibbia in mano, oppure metto il rosario in mano, oppure a fare a dire chissà che cosa. La testimonianza è che io trasmetto la mia vita e il bene che ho nella mia vita. Il bene di cui io sono stato beneficato. Questa è la prima, se volete, evangelizzazione, la testimonianza che siamo chiamati come credenti a porre. Perché se adesso quando usciremo da qua fuori stasera, così come la domenica quando usciamo dalla chiesa, noi non abbiamo un'iniezione di bene, e questo bene poi noi non lo desideriamo anche per gli altri, che possano poi anche diventare dei gesti concreti. Allora capite, abbiamo fatto un rito. Noi davanti al problema della fede, davanti a Gesù Cristo, è una realtà anche, guardate, anche il semplice, se semplice è il segno di croce, noi dobbiamo situarci davanti al segno di croce che ci facciamo come un problema, perché il segno di croce ci coinvolge proprio in quello che noi facciamo e diciamo. Perché se mi segno con la croce e nomino le tre persone della Santissima Trinità, quindi riconosco in quel segno il fatto di quanto io sono amato. E sono amato da questo mistero così grande. Allora capite, due sono le cose. O sono egoista, che bello, il Signore mi ama e io mi compiaccio di questa cosa. Ed è una cosa stupenda questa. Ma se mi limito a dire il Signore che bello mi ama e finisce lì, e se questo amore poi non diventa concretamente qualcosa verso gli altri, non ho capito niente. Ricordate il Vangelo dell'altro ieri, domenica.
la povera vedova che mise là dentro tutto quanto aveva per vivere. Vi siete chiesti perché questa povera vedova fa questo gesto? Il Vangelo non ce lo dice. Perché evidentemente forse lei avrà sperimentato nella sua vita un atto di benevolenza da parte di Dio, che lei sente il bisogno di donarsi completamente al Signore, e il modo attraverso il quale le può donarsi in quelle due monetine, che non sono semplicemente due monetine, perché Gesù dice: ha messo tutto quanto aveva per vivere. Io penso che capiterà, sarà successo anche a voi, a noi qualche volta, che qualcuno ci ha fatto un regalo. È stato un bel regalo, che forse noi abbiamo detto: ma perché hai fatto questo? Io non lo meritavo. Non so se a voi è mai successo questo. E però che succede? Che quando poi ci fanno questo regalo che noi non meritavamo, noi ci siamo sentiti in obbligo di che cosa? Di fare anche noi un regalo a nostra volta. E siccome poi molte volte noi vogliamo fare bella figura, il regalo vuole essere un poco più grande rispetto al regalo che mi ha fatto quella persona. Evidentemente quella povera vedova, chissà che cosa ha sperimentato nella sua vita di amore del Signore, per cui lei sente il bisogno, ecco, di donarsi al Signore offrendosi in quel gesto. Non possono e non devono mancare i gesti che dicono il nostro credere al di fuori dell'ambito ecclesiale. Sarebbe bello poter fare questo esperimento. Vedete, noi quando usciamo dalla chiesa, passando per la piazza, ho visto che bene o male anche qui non c'è un poco di piazza davanti alla vostra chiesa. E quindi, uscendo dalla chiesa, noi sul sagrato vediamo chi sta sulla piazza, chi sta di fronte all'altro lato del marciapiede. Poi di qua pare che c'è il comune e di là poi c'è la farmacia, quindi vediamo chi sta dall'altro lato. Provate a pensare chi sta dall'altro lato quando vedono noi uscire dalla chiesa. Sapete il problema qual è? Che quando ci vedono uscire dalla chiesa, se noi dentro facciamo qualcosa di nuovo, purtroppo la novità, quelli che stanno fuori, non la colgono. Continueranno a cogliere, sapete che cosa, di noi che usciamo dalla chiesa? Sempre le solite cose, cioè le vecchie cose, quelle di sempre. Se c'è qualcosa di nuovo, non la coglieranno. Vi invito, provate a non andare in chiesa, o meglio, andate in un orario diverso, e poi mettervi dall'altro lato nel vedere uscire gli altri. Provate a vederli come escono dalla chiesa. Proviamo a vederci come usciamo dalla chiesa. Per dire se siamo credibili o non siamo credibili. Perché, ripeto, non siamo credibili perché ci mettiamo con la Bibbia in mano. Perché, vedete, io potrei anche mettermi con il Corano in mano, e il Corano è il libro dei musulmani, come sapete, ma non per questo sono musulmano. Io posso anche andare in una moschea, ma non per questo sono musulmano. Posso anche andare in una moschea perché voglio studiare l'islamismo, ad esempio. Voglio capire il loro modo di pregare, ma questo non dice la mia predisposizione verso quella religione. Che cosa dirà la mia predisposizione a quella religione? Nel momento in cui accetterò quei precetti, e quei precetti li farò mio. E che cosa dice l'essere credente, l'essere discepolo del Signore? Nel momento in cui vivrò i precetti del Signore. E attenzione, i precetti del Signore che siamo chiamati a vivere non sono i comandamenti di come noi li intendiamo, perché quando noi parliamo di comandamenti, che cosa nella nostra mente subito scatta? Questo lo puoi fare e questo non lo puoi fare, questo lo devi fare e quest'altro non lo devi fare. Non a caso il giovane disse: qual è il primo dei comandamenti? Pensate, la parola che noi traduciamo comandamento in greco è decalogo. E decalogo significa 10 parole. Quindi è una parola. E la parola, vedete, è l'elemento più importante che l'uomo ha per poter entrare in relazione con un'altra persona. Non posso entrare in relazione, quindi in comunione con qualcuno, se non attraverso la parola. E questo è stupendo, sapete perché? Perché Dio entra in relazione con noi attraverso la parola. Vi ricordate il primo libro della Bibbia qual è?
la Genesi. E vi ricordate all'inizio della Genesi come inizia la Genesi? Con la creazione. E ricordate le prime parole che Dio pronuncia nella creazione quali sono? In principio, però quella è l'introduzione. Le prime parole che Dio pronuncia. Inizia così. E Dio disse, sia la luce. Il primo atto di Dio qual è? Parlare. Quindi Dio, parlando come primo suo atto, entra in comunicazione con l'umanità. In quel caso entra in comunicazione con il creato, mettendo ordine nel creato, come con la luce. Capite? Al principio che c'è una parola di Dio. Una parola che dà senso, dà consistenza. Perché toglietemi una curiosità. Noi di che cosa effettivamente abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un piatto di pasta o di un senso da dare alla nostra vita? Quante volte capita di avere la pancia piena, ma il senso non ancora l'abbiamo trovato nella nostra vita? Quindi vuol dire che non è quello ciò che ci dà senso e consistenza. Vuol dire che per capire questo senso, così come per capire la parola che ci viene detta e pronunciata, c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di relazione, di entrare in questa relazione. Molte volte noi la verità la dobbiamo dire, noi in questa relazione non entriamo, noi siamo ancora troppo ai margini o estranei o esterni alla relazione che Dio vuole avere con ciascuno di noi. È una domanda che noi ci siamo posti tantissime volte, ce la riponiamo anche questa sera un'altra volta. Quanto tempo noi dialoghiamo con Dio? Noi dialoghiamo con Dio. O se volete, ancora più provocatoria, quanto tempo permettiamo a Dio di parlarci? Prima di venire qui ho celebrato in una parrocchia perché il parroco sta facendo gli esercizi e nel Vangelo di oggi che è partecipato a messa si parla dei servi. Non è che il padrone si sentirà obbligato nel confronto del servo solo perché il servo ha fatto ciò che doveva fare. E io nel piccolo pensierino ho detto così dopo che noi molte volte abbiamo qui la presunzione, no? Che solo perché io vado a messa, faccio le preghiere, il Signore si deve sentire obbligato nei miei confronti. La signora a fine messa mi ha portato fuori a chiesa, dice, voglio dire una cosa, ditemi, non mi ha convinto tanto quel pensiero che ho detto sulla preghiera. Dite, Signore, ditemi, se posso essere più chiaro, cerco di... Oppure dite, poi convincete voi me, in questo caso. No, perché dice, anche nella preghiera, scusate, io poi non devo chiedere nella preghiera, il Signore poi non mi deve dare quello che io chiedo nella preghiera, capite? Non mi deve dare quello che io chiedo nella preghiera. Volevo dire alla signora, andiamo in salumeria per fare questo. Dove io al salumiere dico mi devi dare un netto di prosciutto di Parma, quanto è 20 euro? E io ti do i 20 euro. Quindi a prestazione, capite, pago e tu mi dai quello che... allora questo volevo far capire, forse non sono stato io bravo nell'omelia a far capire la signora, però questo non è che c'è un obbligo perché io ho fatto delle prestazioni, perché noi questo così pensiamo, guardate. Provate a pensare pure a questo, se non è così. Noi proponiamo ai nostri giovani, ai ragazzi, ai bambini, i corsi cosiddetti per catechismo. Quanti corsi proponiamo, ad esempio, per i fidanzati, per sposarsi? 10 incontri. Vengono ai 10 incontri e all'11° ci sono. I ragazzi che vengono al corso di cresima, per un anno devono fare il corso di cresima, il giovedì vengono, fanno la cresima, e il giovedì dopo che hanno fatto la cresima, perché hanno finito il corso. Capite? Se noi proponiamo il corso, noi poi ci vogliamo illudere di trovare anche le tecniche, così accattiviamo. Dove sta lo Spirito Santo in tutto questo? Dove sta l'azione di Dio in tutto questo?
il corso serve, o meglio il percorso più che il corso serve, ma serve per tematizzare quell'incontro con Gesù, di cui in un certo qual modo già un poco di fiamma io nella testimonianza e nel rapportarmi con te nell'incontro avrei dovuto già che si sia acceso, ma non perché te l'ho portato io. Sapete il problema nostro qual è? Che noi molte volte ci crediamo che noi siamo chiamati a essere salvatori della patria, anche salvatori del regno di Dio. L'evangelizzazione è compito di Dio, è Dio che evangelizza, non siamo noi ad evangelizzare. E Dio è presente già nel cuore dell'uomo. La capacità mia quale dovrebbe essere nell'avvicinarmi a quella persona, nell'aiutare quella persona a prendere consapevolezza di ciò che da sempre ha già dentro di sé? Riattivare, riaccendere quel fuoco che ha già dentro di sé, che per una serie di situazioni casomai si è un poco sopito, si è spento. Ma capite che il Signore ci precede. E allora la capacità è di aiutare Dio, o meglio, di aiutare la persona a saper cogliere come Dio già sta lavorando, Dio sta agendo. Dice San Giovanni al capitolo 6, Gesù dice, nel Giovanni capitolo 6, il Padre sempre opera, sempre opera. Non è che Dio si mette con le braccia conserte in coppa a poltroncina e si siede e si riposa, sempre opera. Allora la capacità di saper cogliere questa operazione di Dio. Perché se Dio ritirasse la sua opera, il creato cadrebbe, la creazione cadrebbe. Quindi c'è questo rinnovamento continuo della creazione. Ed è bello perché questo rinnovamento continuo della creazione, sapete, porta che cosa? A diventare sempre più bella. La creazione, il creato, io, voi, siamo sempre chiamati a essere più belli. Nonostante, vedete, dopo tutto, quando una persona è carina, noi come diciamo, quanto è graziosa quella persona. Graziosa, sapete da dove viene? Grazia. È la grazia che abbellisce. È la grazia della presenza di Dio che rende belli. È la persona che vive della presenza di Dio, è una persona graziosa. Lo sarà nei modi, nei gesti, nelle parole, nel comportamento. Capite? Non parliamo di una bellezza fisica, anche quella può darsi che ci sia. Però la prima bellezza è proprio di chi incontra il Signore e di chi è graziato, è proprio nei gesti che possa porre, in un linguaggio che possa porre. Dirà San Paolo, dalla vostra bocca non escono più parole che possono offendere gli altri, ma solo parole necessarie all'edificazione dei fratelli. Capite? Noi edifichiamo gli altri attraverso il nostro modo di parlare. E fateci caso invece, molte volte il nostro modo come aggressivo, come arrabbiato. Allora, qual è lo scopo di tutto questo? Mettere che cosa? Un'ondata, o meglio, ridare uno slancio, che cosa? A un'ondata di bene. Perché, come ci ricordava qualche domenica fa, amerai il Signore e amerai il prossimo tuo. E amare vuol dire questo, volere il bene. Chiediamocelo, ma io il bene degli altri lo voglio veramente? Voglio che quella persona possa star bene. Allora da qui dobbiamo interrogarci, se voglio il bene di quella persona e gli dovrò pur fare qualcosa di bello e di buono verso quella persona. Qualche tempo fa c'era su internet, girava un video dove c'era una persona che faceva un gesto di bene verso un'altra persona, adesso non ricordo preciso, tipo questo qui, permettetemi un esempio che banalizzo un po', aiutava a spingere il carrello e dice che dall'altro si vedeva che c'era una persona dall'altro lato della strada che aveva visto quel gesto
che spingevano il carrello, e quella persona ha deciso a sua volta di fare un gesto di bontà verso qualcun altro che ne ha bisogno, tipo aiutava a portare la busta della spesa. Un altro ha visto quel gesto e a sua volta rifaceva anche lui un altro gesto diverso verso quel bisogno. Capite? Diventava un circolo virtuoso, cioè era qualcosa di contagioso, perché il bene contagia. Ma abbiamo la capacità di voler fare un po' di bene? Sì, è vero, dice, ma quello poi ne approfitta. Non è un problema nostro se l'altro ne approfitta, è un problema suo, non nostro. L'altro ne può approfittare quando vuole, però capite questo, l'altro non approfitterà mai, perché sarò io chiamato a fare il bene che a fare il bene, e non lo farò perché l'altro ne sta approfittando. Invece noi in quale circolo entriamo? In uno vizioso che è nel male. Perché siccome a destra e a sinistra ascoltiamo notizie negative, telegiornale ci dà notizie negative, i giornali notizie negative, ci affacciamo per il paese e notizie negative, molte volte ci arrabbiamo dentro. E questo arrabbiarci ci porta molte volte, non vedete davanti, ma gli è fatto bene, ben gli sta. E aggressività questa. E voi capite che una persona che è aggressiva non gli viene la voglia di fare un gesto di bontà. Oh, lasciami stare che sono nervoso oggi. Che gesto di bontà mi potrà uscire nel momento in cui sono nervoso? Però se intorno a me inizierò a vedere che c'è qualcosa di bello, allora mi inizierò a questa cosa mi provocherà anche. Mettete anche qui un esempio banale. Se io entro in una stanza che è bella pulita, e io la prossima volta che entrerò in quella stanza cercherò di essere pulito anch'io, perché non voglio fare brutta figura, perché mi sentirò contagiato da questo. E quando entriamo in chiesa ci sentiamo contagiati da che cosa? E diciamo anche diversamente, perché ce lo dobbiamo dire questo, quando gli altri entrano e vengono in chiesa e ci vedono, vedono a noi in chiesa, oppure qualcuno adesso entra qui in chiesa, come ci vede? Che cosa coglie? Non siamo, tante volte abbiamo detto, non siamo migliori noi. Ma sentiamo una vocazione, sentiamo una chiamata. Perché la chiamata al bene la dobbiamo sentire, la dobbiamo avvertire. È la conversione, vedete, questa. L'evangelizzazione della chiesa, della parrocchia, passa attraverso la conversione personale. Io non devo pensare che si deve convertire il parroco penserà lui a convertirsi, ma non devo pensare io che si deve convertire lui, io devo pensare che mi devo convertire io mi devo convertire, e mi devo convertire proprio a questo, al bene. Non è che mi devo convertire che non devo più bestemmiare, mi devo convertire al bene. Non è che mi devo convertire che non devo più rubare, mi devo convertire al bene, perché convertendomi al bene automaticamente non bestemmerò, automaticamente non ruberò nel momento in cui mi convertirò al bene. Guardate, per fare il male non ci vuole niente. Per fare il male basta semplicemente non fare il bene. Nel momento in cui una persona non fa il bene, automaticamente già è male. Diceva Sant'Agostino che il male è privazione di bene. Quindi se io privo una realtà di bene, automaticamente sto facendo del male. È qui che si cambia. Non si cambia perché qualcuno mi dice allora tu, allora per questo, quindi automaticamente cambia e quindi di conseguenza. No. Queste sono quelle forme di ricatto che noi facciamo ai nostri piccoli e che ci hanno fatto anche a noi. Perché se tu non fai il bene vai all'inferno. No, se tu non fai il bene non è che vai all'inferno. Se tu non fai il bene sei tu che diventi inferno di te stesso. Non è qualcuno che ti manda all'inferno. Cioè, ma voi ve lo vedete Dio che si mette lì e dice no, no, tu vai all'inferno, no, no, tu come a scuola, no, no, tu dei bravi e tu nei cattivi.
la maestrina stizzata, la scuola che faceva così, o il supplente soprattutto, perché erano quelli che poi non erano di ruolo e quindi poi dovevano farcela pagare, o meglio il compagno mentre la maestra usciva, scrive alla lavagna buoni e cattivi. E il compagno poi c'era, che non ci voleva, che c'era un poco più antipatico, si metteva subito poi nei cattivi. E così è Dio, l'abbiamo immaginato noi. Come se veramente poi Dio non avesse niente da fare che mandarci all'inferno e in paradiso. Capite? Ma scusate, quando io vedo una cosa bella, appunto come dicevo prima, noi il regalo che mi fa una persona, dice, mamma mia, a me non merito tanto, non è che me lo dice quella persona, sono io che davanti a quel dono mi rendo conto se effettivamente qual è il mio stato d'animo, di meritarlo o non meritarlo, sono io stesso. Capite? Allora davanti al sommo bene, all'immensità del bene, e sono io che mi rendo conto, mamma mia, allora non ho capito niente. Non ho voluto capire niente. Mo sta registrando, quindi non posso dire che cosa penso dell'inferno. È un parere personale. Con quello che dice Martino. No, c'è personale poi. Quando nel Vangelo di Luca Gesù dice, vi ricordate, no? Quando si perde la pecora o la donna perde la dramma, che era il Vangelo di sabato scorso, se non ricordo male, dice che il pastore va in cerca della pecora perduta, e tutti quanti questo lo sappiamo. Però Luca lì dice qualcosa di particolare. È Gesù che sta parlando, finché non la ritrova. E della donna dice che spazzò accuratamente la casa. Quindi finché non la trova, il pastore non si dà pace. Quindi questo che significa? Che finché non trova quella pecora, lui non si deferma. Quindi sarà alla ricerca anche dell'ultima pecora. E parola sua è questa. Allora l'inferno che cos'è? Non è il diavolo col forchettone dietro che sta lì a infizzarmi e mentre mi brucia così. Io penso che l'inferno sia stare lo stesso davanti a Dio. Se è vero che non c'è un luogo dove Dio non sia presente, ma è... Noi usiamo un'immagine, no, mi mangio le mani, mangiarsi le mani, no, ed è questa la dannazione. Nel dire io in tutta la mia vita che cosa mi sono perso. Io personalmente credo che questo sia l'inferno. È l'assenza totale dell'amore di Dio. Secondo me, io non sono d'accordo con questo, perché nei momenti in cui, se dico con tutti i rispetti, certamente lui forse in un'omelia chiaramente, però dire assenza totale dell'amore, Dio è amore, quindi che io non ho percepito questo amore di Dio. Forse era questo. Ultra. Perché, come dicevamo noi qualche anno fa, vi ricordate, Dio mai potrà smettere di amare, perché se smettesse si autodistruggerebbe, se fosse possibile una cosa del genere. Ecco il fatto di mi dire no, di mangiarmi la mano. Ecco la dannazione, ecco in che cose sono dannato. Nel sapere di questa realtà così bella. Permettete un esempio banale. Tengo il diabete e non posso mangiare il dolce. Mi siedo a tavola che mettono davanti una bella torta. E io mi danno, perché quella torta non la posso... mi danno che non posso mangiare quella torta. Eppure sta lì quella torta. E non la posso mangiare. Ho fatto un esempio proprio banale, permettetemi, quello che in questo momento mi veniva per cercare io di essere un poco più chiaro. Allora...
Però, quindi davanti, come dicevo prima, davanti a questa realtà, allora capite, io non posso stare tranquillo, non posso stare veramente con le braccia conserte. Cioè io devo iniziare a dire, io che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Però vi ricordate, per avere la vita eterna, che cosa devi fare? Accogli quest'amore. Vi ricordate però, ci può essere anche una deviazione, perciò se in questo foglietto sono questi tre brani, quando gli dicono, maestro, noi vogliamo che tu ci faccia qualcosa. E Gesù dice, che cosa volete che vi faccia? Facci vedere a destra e a sinistra. Anche stare con lui, vedete, non è detto che è tutto chiaro. Dove c'è la chiarezza? In quel brano che abbiamo ascoltato qualche domenica fa, ed è nell'ultimo, con quale vorrei fermarmi un attimo con voi, sul cieco Bartimeo. Stranamente, proprio lì, in quel cieco c'è chiarezza. E negli altri due, nel giovane che vedevano, non vedono. Non c'è chiarezza. E se vi ricordate, adesso lo leggiamo, a un certo punto c'è una cosa che dice, quando dice, Gesù dice, che cosa vuoi che io faccia per te? Lui dice, maestro, che io riabbia di nuovo la vista. Vuol dire che prima ci vedeva. Poi non ci ha visto più. E permettetemi, anche qui noi abbiamo un'espressione. Non ci ho visto più. Possiamo, interpretiamo come la vogliamo, però voglio dire, vedete, cioè anche noi ci sono dei momenti in cui non vediamo più, perché vediamo altre cose, oscurati da altre cose, qualche altra cosa ci abbaglia. E attenzione, perché anche la troppa luce, la troppa luce abbaglia anche. Da bambini tutti quanti abbiamo visto il sole, e dopo l'abbiamo visto, intorno a noi era tutto buio. Ma come? La tanta luce del sole, troppo buio. E dicevano i mistici che il Signore nella sua luminosità è come un'ombra. E noi qualche volta stiamo in quest'ombra e ci sembrano tenebre, quando invece poi è Lui che è luce. E la tentazione, sapete qual è? Di fermarci. Provate andando a casa, spegnete le luci, situatevi al centro, se riuscite a muovervi. Abbiamo paura di sbattere contro qualcosa. E se ci muoviamo, mettiamo le mani avanti. Però vedete, la mano che cosa fa? Mi allontana dall'ostacolo. È il rischio che trovandomi nella nube luminosa della presenza di Dio, io con la mano lo potrei allontanare. C'è questo rischio. Anziché abbandonarmi. C'è anche l'uomo che contribuisce in questo, nell'allontanarmi o nell'avvicinarmi, proprio qui come in questo brano del Vangelo, lo leggiamo così, è più facile anche un poco nella riflessione. Proprio l'ultima parte che abbiamo sul foglio, da versetto 46. Se vedete ci sono delle parole che sono in grassetto, parole che sono sottolineate, poi le confrontate con quelle che stanno sopra. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire, «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse, «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli, coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco rispose, Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Noi stiamo parlando della parrocchia che è chiamata ad evangelizzare, noi che siamo chiamati a testimoniare ad evangelizzare. Sapete cos'è la Chiesa? Mi piace vederla in questo verbo che qui in questa frase ritorna tre volte. Chiamatelo, chiamarono, ti chiama. Questa è la Chiesa. La Chiesa è la comunità di coloro che sono chiamati. E siamo chiamati da Gesù, è Lui che ci chiama. E coloro che sono chiamati, loro a volta sono chiamati
a chiamare gli altri. E nel chiamare gli altri cosa devono dire? Ti chiama, non ti chiamo, ti chiama. Lo stesso verbo, vedete, con tre sfumature diverse. Chiamati noi, chiamiamo per dire che sono chiamati. Gerico è l'ultima città, paese, prima di arrivare a Gerusalemme. Noi lo sappiamo per Gesù Gerusalemme che cosa significa. Gerusalemme è il luogo dove Gesù morirà e risorgerà. Quindi è l'ultimo posto. Ed essendo l'ultimo posto, poi entra in Gerusalemme dove sarà acclamato dalla folla, Osanna figlio di Davide, quello che noi celebriamo la Domenica delle Palme, così per situarci un poco nella situazione spazio-geografica che si sta vivendo. Dice il testo che Gesù insieme ai suoi discepoli ha molta folla, e le motivazioni per cui i discepoli e la folla seguono Gesù non sono sempre chiare, non lo dimenticate, perché poco prima due discepoli hanno chiesto a Gesù la raccomandazione. Sedere a destra e a sinistra è una classica raccomandazione. Chissà se ci hanno fatto pure la bustarella a Gesù. Però qualcosa di più c'è, perché se vi ricordate nell'altro Vangelo è la mamma che va a chiedere per i figli di sedere a destra e a sinistra. E gli altri dieci non sono migliori, perché dice il testo, gli altri dieci si sdegnarono con gli altri, con i due fratelli, ma non per dire che brutta figura hanno fatto, perché avranno pensato, ma che stupidi, loro sì e noi no, allora andiamo anche noi a chiedere il posto. E voi lo sapete, a destra e a sinistra significa avere la stessa autorità, perché anche a casa nostra, quando viene qualcuno che invitiamo, siede vicino il capofamiglia, si mette a capotavola, ma subito a destra del capofamiglia c'è la persona che abbiamo invitato. Il protocollo prevede nel Galateo che la persona che viene invitata sta a destra alla prima autorità e a sinistra poi alla seconda autorità. Quindi sedere a destra e a sinistra significa avere parte della tua autorità. E voi vi ricordate chi è che starà a destra e a sinistra di Gesù? I due ladroni. Quindi molta folla insieme ai discepoli che lo seguono. Perché lo seguono? Non è sempre chiaro come possiamo immaginare noi. Che belli discepoli seguono Gesù. Per quali motivi? Per tantissimi possono essere motivi. Quindi perché noi seguiamo Gesù? Dobbiamo necessariamente chiedercelo sempre, perché lo sto seguendo. Qual è la motivazione profonda che mi spinge a seguirlo? La motivazione profonda che stasera mi spinge a stare qui? Me lo devo chiedere. Ah boh, perché non ho niente da fare. E va bene, stiamo un po' in compagnia, va bene anche questo, va bene. Se una persona è sola, ha bisogno di compagnia, va bene, riusciamo a trovare un momento per fare compagnia. Don Ernesto però ha detto, il Signore opera, la grazia, anche questo è un momento di grazia. E Lui opera. E quindi il Signore si serve di tutto. Però io me lo devo dire, perché ci sono? Perché sto qui? Quindi seguono Gesù. E in questo seguire Gesù, vedete, c'è dall'altro lato Lui e la folla in movimento, e c'è qualcosa che è fermo, e questo cieco, per varie ragioni il cieco è fermo, perché chiaramente non potendo vedere non c'è nessuno che lo accompagna, quindi si trova a essere fermo dove? Ai margini della strada, perché come ci ricorda Papa Francesco, chi non produce è uno scarto. E lo scarto, noi che cosa facciamo? Gli scarti, la spazzatura, la mettiamo al centro. Pure quando saliamo sull'asse mediano, no? Vediamo che ai bordi, lì la spazzatura viene buttata. Certo, sono bravi chi scheda la macchina, aprono e buttano la spazzatura. Però lo scarto, la spazzatura è ai margini. Questo cieco è ai margini, è uno scarto della società. Ma perché noi i poveri dove li teniamo? Quale posto ne riserviamo ai poveri? Noi di chiesa, eh? Io non so qui, però ad esempio penso nelle celebrazioni, anche quelle solenni. Vedete che all'inizio
chi c'è al primo banco? Le autorità, il sindaco, la giunta comunale, il maresciallo dei carabinieri e l'altro. E i poveri? Noi di chiesa. Noi di chiesa. E poi dei poveri ci riempiamo la bocca. E qui il povero sta ancora una volta lì al margine. E se avete notato, sente, perché voi lo sapete, no? Quando qualcuno ha un senso menomato, generalmente sono sviluppati gli altri sensi, in modo particolare i non vedenti hanno l'udito che è più sviluppato, quindi sente, forse già gli avranno parlato che c'è un certo Gesù di Nazareth, un maestro che farà miracoli, chissà fa che cosa, quindi sente che c'è rumore, c'è movimento, come anche noi, se all'improvviso sentiamo movimento, siamo tentati, ma che sta succedendo là fuori? Quindi sente di questo fatto e inizia a chiedere, Gesù che può fare una sola cosa, può solo gridare. Però se avete visto la cosa strana, quelli che seguono Gesù, quindi seguono Gesù, che diventano per quel cieco ai margini, diventano un ostacolo, diventano un muro. Il cieco non può arrivare a Gesù perché ci sono quelli che lo seguono a Gesù che si frappongono al cieco. Noi siamo il cieco, i discepoli, siamo coloro che si frappongono. Perché che volete? Succede così molte volte. Il bel gruppo attorno a Gesù, il bel gruppo si chiude attorno a Gesù. Sì, per cercare di entrare, per sgomitare, per crearti un varco. Non darci fastidio. Lo sgridavano perché taceva. Perché tacesse, perché dava fastidio il suo gridare. Su questo dobbiamo riflettere, se non siamo stati qualche volta un ostacolo a chi voleva avvicinarsi a Gesù. Con la vita, con la parola, come gruppo, come chiesa. Ma quello gridava ancora più forte. Testo, Gesù si fermò. Gesù si fermò non perché quello stava gridando. Avete visto? Gesù che gli altri sgridavano il cieco. Quando Gesù ha visto che gli altri non hanno posto la giusta attenzione nei confronti del diversamente altro. Non si è fermato, ma Gesù abbi pietà di me, non si è fermato lì. Si è fermato quando nessuno ha posto attenzione a quell'uomo. Sì. Quell'abbi pietà di me, sapete a cosa corrisponde? Quell'abbi pietà di me, Gesù, abbi pietà, sapete a cosa corrisponde? Però corrisponde ancora a un'altra cosa. Al primo ritiro che noi facemmo, misericordia. In greco sarebbe Kyrie eleison. Eleison, da cui viene elemosina. L'elemosina è muoversi visceralmente a compassione di una realtà misera. Quindi, Signore pietà, quello che noi diciamo durante la messa, non è Signore pietà. No, io riconosco la tua signoria, riconosco che tu sei il Signore e riconosco che tu nella tua signoria puoi tutto. Chinati verso di me con gesto di misericordia. Quindi vuol dire che io mi riconosco misero. E non la presunzione di chi si riconosce, di chi sa qualcosa. Mi riconosco misero e in questo mio riconoscermi riconosco che tu sei tutto e quindi ti riconosco come il Signore, però ti riconosco come Signore misericordioso.
ed è la misericordia che muove. Dio è mosso da misericordia. Gesù si fermò, chiamarono, il coraggio, alzati e ti chiama. Che avete sentito la cosa particolare? No, getta via il mantello, balza in piedi e va da Gesù. Pure qui sembra una cosa strana, no? Come cieco, fino a mo stava là, cionco, e mo adesso inizia così. Non ha più nessun impedimento. La folla purtroppo ha fatto una brutta figura, quindi volente o nolente fa finta di interessarsi, lo chiamano, quindi si lascia coinvolgere, creano lo spazio e il cieco sta davanti a Gesù. E qui, vedete, è la domanda fondamentale questa: cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che io faccia per te? Ma come, non lo sai? Come Gesù non lo sa che cosa noi vogliamo? E Gesù lo sa cosa noi vogliamo, il problema è, come dicevo prima, se lo so io che cosa voglio, veramente. Molte volte, credo che capiti pure un po' a Don Ernesto, noi in confessione, le persone, soprattutto un po' le mamme, le nonne, dicono, poi padre, niente voglio, che mio figlio trovi un posto di lavoro, si sistemano un po', è un po' di salute, questo voglio. Cose legittime, per carità, non sembra che sono cose... Però se voglio un po' di salute vado dal medico. O no? Il Signore fa anche il miracolo, chiaramente, sì, però... Voi sapete, mentre una volta vi ricordate, no, c'erano i negozi che c'era, vendeva quello, vendeva quella cosa, ma adesso in qualche negozio con la libera licenza puoi vendere un poco di tutto. Allora, mi trovo lì e il Signore un poco di tutto. Andiamo dal Signore a chiedere, Signore, voglio la grazia, non le grazie, la grazia che sei tu. Come dicevo prima, non la consapevolezza della tua presenza. Allora, ho detto prima, no, che cosa spinge i discepoli a seguirlo? Non lo sappiamo, però posso sapere che cosa spinge me a essere discepolo. Che le cose mi debbano andare bene, o che possa capire il progetto di Dio. Capire di come possa entrare anch'io in questo regno di Dio, di quanto io sono amato da Dio. E dice il Salmo 62, la tua grazia vale più della vita. Ma è vero questo per me? Oh, ci tengo ancora un poco di vita e non alla grazia. C'è quel canto che so che a voi piace tantissimo, che quando abbiamo fatto il ritiro quest'anno, Don Ernesto lo cantò anche nel Pullman. Tardita mai bellezza infinita, tardita mai bellezza antica e sempre nuova. Vedete, l'inferno è questo, che tardi tuo amato, quanto tempo presto non amarti. O che cosa vuoi che io faccia per te? E guardate, questa domanda Gesù l'ha fatta tutti quanti noi. Lo dice, che cosa vuoi che faccia per te? E noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi, perché qualche volta noi con noi stessi non siamo sinceri. Noi agli altri li possiamo ingannare, ma noi stessi non possiamo ingannare, noi a Dio non possiamo ingannare. Però ritorniamo al discorso di prima. Questo cieco avrà avuto forse l'occasione nella sua cecità di riflettere bene sulla sua vita. Noi dovremo trovare dei momenti dove dobbiamo riflettere un poco bene sulla nostra vita e fermarci per poter riflettere. So che avete ripreso la cappella dell'adorazione eucaristica, no? Capite, diventa il luogo privilegiato, tu a tu, faccia a faccia, dove lì mi dice che cosa vuoi che faccia per te. E lì, in quel silenzio adorante, poter dire che, Signore, io voglio questo, vorrei questo. E poi vedete che a un certo punto da soli ci rendiamo conto che forse non è quello che è bene o meglio per noi. Provate a pensare anche a degli oggetti materiali, no? Dice, ma vorrei comprare una cosa così. Poi dopo ci pensi un poco, dice così, inizia a farti un po' i conti, ma dice, ma effettivamente, ma poi mi serve poi veramente sta cosa? No, però mo è uscita di moda, ma mi serve veramente?
Poi se passa un po' di tempo, così ci rendiamo conto, dice... oppure quando l'abbiamo comprata, no, fateci caso, ne potevo fare a meno. Allora che cosa vuoi che io faccia per te? Io direi quasi, dovremmo sentirlo come una frase martellante da parte di Gesù. Cosa vuoi che io faccia per te? E lui dice che io possa vedere di nuovo. Qui possiamo potremmo chiederci, prima che cosa vedeva? Se adesso gli manca semplicemente la realtà fisica, semplicemente poter distinguere il volto di uno dal volto di un altro, o una pienezza di visione, cioè il senso della vita, quell'orizzonte verso il quale l'uomo è chiamato a muoversi. Allora quell'orizzonte che dicevamo prima, di quel senso che avviene attraverso la parola, quindi il parlare, il fatto che Dio ci parli. E là finiamo chiaramente, e Gesù alla fine dice, Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. È bello questo, perché Gesù non dice io ti ho salvato. Nei Vangeli Gesù non dice mai io ti ho salvato, mai. La tua fede ti ha salvato. Quindi potremmo chiederci, che cosa questo cieco avrà intravisto in questo Gesù di Nazareth? Avrà visto certamente uno spazio di accoglienza, avrà visto un luogo dove lui ancora prima si sarà sentito accolto, e questo avrà messo in lui in moto qualcosa per cui ha rivisto di nuovo. Ha capito che in quel Gesù di Nazareth gli è stata data di nuovo possibilità, perché alla fine dice, e lo iniziò a seguire lungo la strada. Gesù non ha detto vieni dietro a me, è lui che lo segue lungo la strada, ha trovato il suo senso, dai margini è stato messo al centro, anzi si è messo dietro come discepolo, perché il discepolo è colui che segue, e questo cieco allora diventa, come la vedova di domenica scorsa, l'immagine del vero discepolo, colui che scopre che nel vederlo ha trovato il senso alla sua vita e non può che seguirlo.